tutti per essere qua presenti oggi. Ringrazio le autorità, il signor prefetto, il vice sindaco, i colleghi delle forze dell'ordine. Ringrazio la scuola Uccelli attraverso il suo direttrice didattico per aver voluto garantirci la presenza di questi bambini a cui vogliamo trasmettere il valore della giornata di oggi attraverso il ricordo di un nostro eroe, un eroe della Polizia di Stato che in un'epoca difficile in cui furono emanate delle leggi che erano contrarie a qualsiasi ordine morale, fece la scelta di non seguire queste leggi ma di adottare e di seguire le leggi del cuore e della mente, quindi garantendo la libertà a persone che altrimenti sarebbero state destinate ad una fine atroce. Ringrazio in particolare la presenza della professoressa Del Din, medaglia d'oro al valor militare, esempio vivente di quegli alti valori a cui noi molto umilmente cerchiamo di ispirarci nel nostro lavoro quotidiano. Il mio intervento è volutamente molto breve perché vorrei lasciare lo spazio a quanti oggi lumeggeranno la figura di Giovanni Palatucci, che mi piace ricordare è medaglia d'oro al valor civile, giusto tra le nazioni e servo di Dio. Quindi sono riconoscimenti che sono stati a lui tributati dallo Stato italiano, da Israele e dalla Chiesa. Darei quindi immediatamente la parola al dottor Delfo Laferla della Fraternità Francescana Servo di Dio Giovanni Palatucci. Grazie signor Questore, grazie per averci voluto presenti oggi. La Fraternità Francescana di San Daniele è intitolata a Giovanni Palatucci. Giovanni Palatucci è un testimone. E ieri sera, mentre riguardavo le righe, mi tornava in mente un brano del profeta Isaia. Io ti ho chiamato per la giustizia. Ecco, direi che questa frase dipinge in maniera semplice, diretta, perfetta, Giovanni Palatucci, che quando i genitori lo volevano avvocato nella nativa Montella, lui gli rispose: mi è impossibile domandare soldi a chi ha bisogno del mio patrocinio per avere giustizia. E fa una scelta che forse non tutti nella famiglia compresero, ma poi accettarono per l'amore che voleva. Fece il concorso nel 1936 per entrare nella Polizia di Stato. Dopo la prima si era anche laureato brillantemente in legge a Torino. Per una serie di circostanze che lo videro entrare in contrasto con le autorità del tempo, viene trasferito a Fiume e lì viene nominato responsabile per l'ufficio stranieri. E scrive ai genitori a proposito dei nazisti: vogliono farci credere che il cuore sia solo un muscolo e ci vogliono impedire di fare quello che il cuore e la nostra religione ci dettano. Ecco, la nostra religione, ma per lui la religione era anche qualcosa di molto ampio, era l'amore per il prossimo, era anche un riconoscersi in una tradizione francescana presente nella sua famiglia. Tre fratelli di suo padre erano frati francescani. Uno di questi, Giuseppe Montella, divenuto poi vescovo di Campania, diventerà, oltre che un suo ispiratore, anche un suo, perdonatemi il termine, complice. Complice nel salvare vite umane.
Ora qui non stiamo a discutere se salvò una persona, 100 persone, 1000 o 8000. Perché, come in fondo è scritto anche nel Vangelo, chi farà qualcosa a uno solo di questi piccoli, di questi deboli, l'avrà fatta a me. Quindi basta il coraggio espresso per salvare una sola vita umana. E scrive ancora ai suoi genitori: i miei superiori sanno pure che, grazie a Dio, sono diverso da loro. Siccome lo so anch'io, i rapporti sono di buon vicinato, ma non cordiali. Non è a loro che chiedo soddisfazione, ma al mio lavoro che me ne dà molte. Ho la possibilità di fare un po' di bene. I beneficiati da me sono assai riconoscenti. E lui, in maniera molto intelligente, evitando di lasciare tracce, riesce a inviare verso un campo di internamento nel meridione d'Italia, in provincia di Salerno, a Campagna, dove era vescovo lo zio Giuseppe, chi fuggiva, chi andava alla ricerca della libertà, chi cercava di salvare la propria vita e quella dei propri cari e di mantenere viva la propria tradizione. Bene, lui, come tutti sappiamo, morì a Dachau, appena 36enne. E morì di stenti, morì per le sevizie, morì forse anche per il tifo, morì anche, come testimoniò Giuseppe Gregorio Gregori, che era con lui nello stesso campo di sterminio, con una iniezione letale. Questa non era una novità. Spesso i nazisti, quando vedevano che una agonia si protraeva oltre i tempi tecnici, loro acceleravano con iniezioni letali. Fu quindi ritenuto morto e messo in una fossa comune. Lui operò sempre in silenzio, brevissimamente, e poi ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è poco e dirò: lui operò sempre in silenzio, non dando l'occhio. L'unico momento in cui i nazisti ebbero chiara la sua presenza fu quando una nave proveniente dalla Grecia con 800 ebrei doveva approdare a Fiume e lui riuscì, con uno stratagemma, a sequestrarla in nome del governo italiano e a dirottarla su Abbazia. E quindi da lì poi fece un atto per liberare la nave dal sequestro, la dissequestrò e gli permise di raggiungere lì di verso la libertà. Bene, come concludere questo breve intervento? Con un ricordo che ci lascia San Paolo VI. Ed è il discorso che Paolo, una frase estrapolata dal discorso che Paolo VI fece all'udienza del Pontificio Consiglio per i Laici. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni. Ecco, grazie signor Questore. Grazie per il suo intervento. Volevo sottolineare che la giornata di oggi è stata organizzata dalla Questura e dall'AMPS, dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, e voglio dire a voi bambini che questi signori che vedete sono poliziotti che hanno prestato tutta la loro vita al servizio di questa istituzione e che ancora oggi sentono forte in loro la spinta verso il prossimo. Quindi farei, se è possibile, un applauso anche a loro. Darei ora la parola al dottor Matthew Diamond dell'Associazione Italia-Israele. Grazie. Autorità, signore e signori, ragazzi della scuola,
Sono Matthew Diamond e sono onorato di portare la parola il tributo del dottor Giorgio Linda, presidente dell'Associazione Italia-Israele del Friuli, alla memoria della medaglia d'oro Giovanni Palatucci. Il dottor Linda scrive come il partecipare alla commemorazione della Shoah in questura è sempre stato per lui non solo un dovere morale, ma anche il pagare un debito di gratitudine personale, ed è quindi particolarmente dispiaciuto non poter essere fra voi oggi. Lo Stato di Israele ha riconosciuto Giovanni Palatucci con il titolo di Giusto fra le Nazioni. Che cos'è esattamente questo titolo? La mattina del 14 maggio 1948, dopo peripezie e difficoltà di ogni genere, venne finalmente proclamata la nascita dello Stato di Israele, Eretz Israel. La notte stessa, gli aerei della Lega Araba violarono lo spazio aereo del nuovo Stato, e il giorno dopo gli arabi dichiarano la prima delle loro guerre contro Israele. Seguirono anni difficili e duri, ragione per cui solo nel 1953 il Parlamento israeliano emanò una legge che istituisce un perenne memoriale per i 6 milioni di ebrei morti nel corso della Shoah, il quale è contemporaneamente anche il primo organismo del Novecento che si sia occupato della memoria del ben compiuto durante il genocidio. Venne inaugurato nel 1957 e venne chiamato Yad Vashem, con una citazione dal libro di Isaia che abbiamo già sentito citato, e per loro, questo dal libro di Isaia, e per loro io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento a un nome, Yad Vashem, che non sarà mai cancellato. Quindi il significato è di non perdere, di non cancellare. Se il processo Eichmann in Israele nel 1963 aveva tragicamente ricordato gli orrori che molti sopravvissuti cercavano di dimenticare, aveva però anche messo in luce singoli e meritevoli gesti di bontà e di coraggio. Il fiume di testimonianze rese durante il processo, il vivace e sofferto dibattito accesosi nel pubblico israeliano e nel mondo, indussero a istituire un viale dei giusti con un evidente richiamo alla tradizione ebraica dell'Amed Vav Tzadikim. Secondo questo Midrash, nel mondo sono costantemente presenti 36 giusti, i quali patiscono in se stessi il male e l'ingiustizia del mondo. Essi, per così dire, assorbono il male e impediscono al mondo di collassare ed esplodere sotto il peso del suddetto male. I 36 giusti sono persone qualunque, totalmente ignoti agli altri ed anche a se stessi. Sempre secondo il Midrash, tale la quantità e l'intensità del dolore patito dai giusti che quando muoiono la loro anima è ghiacciata, ed allora il Signore stesso la prende fra le sue mani e la riscalda con le sue lacrime. Si decise quindi, come già detto, di costruire all'interno di Yad Vashem un viale dei giusti, in cui ogni albero è dedicato a un eroe civile. Fu nominata una commissione per scegliere i giusti da nominare, e a presidiarla fu chiamato il più famoso e importante magistrato di Israele, Moshe Landau, uomo e giudice severissimo, il quale, giustamente, come prima cosa, vuole che si definissero i criteri. Chi sono i giusti? Le regole in base ai quali operare le scelte. E ha scritto: un uomo giusto è un non ebreo che ha rischiato la vita per venire in aiuto a degli ebrei. E si precisò che il titolo di giusto andava conferito ad un individuo concreto, il quale, nonostante il pericolo,
aveva agito secondo coscienza e non quindi ad un'organizzazione collettiva o un ente astratto. Il giudice Landau pose poi la questione che gli stava forse più a cuore. Un salvatore andava giudicato non solo in base al tipo di aiuto che aveva offerto, ma anche per la motivazione che lo aveva spinto. Tutti questi requisiti furono agevolmente riconosciuti a uno di voi, Giovanni Palatucci, poliziotto, vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, questore reggente la questura di Fiume, sino al 13 settembre 1944, quando fu arrestato dalla SS e internato a Dachau con il numero 117826, dove morì, come abbiamo già sentito, il 10 febbraio 1945. E poi ribadisco un pochino le sue opere. Durante la sua reggenza, per contrastare l'azione del comando tedesco, Palatucci vietò il rilascio di certificati alle autorità naziste se non su sua esplicita autorizzazione, così da avere notizia anticipata dei rastrellamenti e poterne dare avviso agli interessati. Per questa sua azione, che secondo un calcolo approssimativo salvò più di 5.000 persone, lo Stato di Israele lo ha nominato giusto fra le nazioni. La Repubblica Italiana lo ha insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile. Infine, la Chiesa Cattolica lo ha proclamato Servo di Dio. Concludo con un'esortazione talmudica che Palatucci realizzò compiutamente. Se in una città non c'è un uomo, sillo tu. Grazie. Per lei, dottore. Giovanni Palatucci è un nome, però voi bambini vorremmo restituire anche l'immagine che va associata a questo nome. Lo possiamo fare grazie alla vicinanza e all'attenzione che l'Andos ci ha voluto riservare. Ringrazio appunto di questo e do la parola al presidente Mariangela Fantin. Buongiorno a tutti. Per me è veramente un onore essere qua oggi a presentare questo quadro che è stato fatto sì dall'Andos ma insieme all'artista Carlo Stracapere che qui c'è accanto a me. È stato un quadro un po' difficile, no Carlo? Perché lui è un artista e ha voluto veramente cogliere quella sensazione che lui aveva. Io mi auguro che questo quadro vi possa veramente piacere perché è suo, è lui. Grazie, ci piacerà senz'altro. E campeggerà all'interno della nostra postura, ovviamente. Proseguiamo, do la parola al vice sindaco, dottor Loris Michelin, che ci spiegherà forse anche dove ci troviamo in questo momento, perché è stato scelto questo luogo per piantumare un gelso in memoria di Giovanni Palatucci. Grazie al questore, grazie a tutti voi ragazzi che siete venuti, alla dirigente, soprattutto grazie alla professoressa Daldin che testimonia vivente dei passati veramente incredibili, alla sua età è sempre presente. Questo, noi ci troviamo al Parco della Rimembranza, un parco che dobbiamo in pratica un po' sistemare perché i percorsi devono essere un po' rimessi a posto, però qui giacciono praticamente e insistono diversi monumenti.
diversi monumenti dedicati a varie persone, a varie associazioni. E diciamo che si chiama Parco della Rimembranza proprio per questo, perché rimembra, ricorda alcune testimonianze e sulle quali poi con questi monumenti ci permettiamo anche di fare poi le cerimonie ufficiali per avere appunto un riferimento da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista morale, da un punto di vista civile, che ricorda tutti i fatti o comunque le associazioni che sono qui presenti e che continueranno poi a insistere, perché sono in programma anche altri monumenti proprio in questo. C'è anche un'alberatura che ha la sua importanza perché è storica e datata, parlo di alberi, qualcuno è anche secolare, è bello anche da vedere e quindi diciamo all'interno di questo, parco, così chiamato, anche se non è proprio, perché si estende in lunghezza più che in larghezza, vengono anche piantate alcune essenze arboree, alcune piante che ricordano e danno un segnale particolare. Diceva prima il questore, verrà piantato un albero dedicato, no, alla memoria, che è questo qua dietro di noi, che in effetti è un gelso, che il gelso in Friuli rappresenta diciamo l'albero storico, diciamolo. Una volta i nostri nonni, genitori no, ma forse nonni, con le foglie del gelso davano da mangiare ai bacchi da seta, come si chiamano gli animaletti all'inizio, le pupe, ecco. E mangiando le foglie del bacco da seta crescevano, diventavano criselli, farfalle, eccetera, e poi creavano poi al loro interno anche la seta stessa, che permetteva di sopravvivere, perché parliamo di una civiltà contadina che non esiste più, ma permetteva appunto a molte famiglie di sopravvivere anche con i bacchi da seta. Quindi il gelso rappresenta, almeno da queste parti, non so poi in altre parti, ma da queste parti in Friuli rappresenta proprio l'albero che ha fatto la sua storia. Ed è bello perché è ripiantato, diciamo che ha la sua età, adesso non so quanti anni ha questo gelso, comunque ha la sua età, la sua bellezza, poi in primavera si riempie completamente di verde e fa anche le more all'interno, che una volta si andava a prenderle, si mangiava le more, adesso non lo si fa più. Questo per dire che comunque rappresenta la nostra storia, rappresenta la nostra vita, perché l'albero è vita, e quindi ringrazio il questore veramente di cuore per aver dedicato diciamo una giornata alla memoria, no? E quindi sicuramente rappresenta anche una parte importante della storia e del ricordo. A questo punto ringrazio perché coinvolgendo voi ragazzi vi permette sempre anche di imparare qualcosa e di partecipare a quello che altre associazioni stanno facendo. Qui abbiamo anche il prefetto che si sta dedicando tantissimo anche ad allargare la prefettura alla società civile, se vogliamo, quindi anche questo tra istituzioni, questore, prefetto e tutte le forze dell'ordine, che qui vediamo, c'è una stretta collaborazione, anche questa è una bella cosa che voi ragazzi potete vedere, perché non è semplice, non è facile, però se voi vedete qua abbiamo tutte le massime espressioni istituzionali che abbiamo a Udine, quindi grazie veramente e buon proseguimento di giornata. Grazie soprattutto all'amministrazione comunale per averci voluto appunto dedicare questo spazio importante della città. Un saluto allora da parte del nostro signor prefetto, oggi particolarmente impegnato in iniziative importanti di cui certamente vi dirà. Grazie della presenza. Grazie signor questore, grazie a tutti e grazie ragazzi e alla dirigente dell'Ucelis che volentieri ogni tanto ci presta risorse umane. È stato importante, ragazzi, parlo a voi perché noi su questa parte siamo tutti adulti e vaccinati, forse, purtroppo.
Ragazzi, oggi è stato anche un momento importante perché i vostri coetanei, un po' più grandi, hanno ascoltato quello che la giornata del ricordo, oggi 10 febbraio, vorrebbe portare come messaggio ai ragazzi. È stata una cosa, ve lo dico sinceramente, non semplice da organizzare anche oggi, ma quello che ho appreso e ho condiviso moltissimo è stata l'attenzione di ragazzi più grandi di voi, ascoltando testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle una situazione, un momento storico che probabilmente imparerete a conoscere, e spero di sì, sui vostri libri di storia, ma anche dalle testimonianze dirette. Paolo Del Din ha parlato tantissimo il 27 di gennaio in occasione della giornata della memoria e ha raccontato, anzi vi invito a fargli delle domande perché è una fonte di risposte che vi possono veramente aprire la mente, quindi non disperdiamo questo patrimonio. Io ringrazio sempre la dirigente, la dottoressa Zilli, perché ha dato anche la possibilità di incrociare attraverso Paola ragazzi che si sono appassionati di tutto quello che la nostra partigiana ha raccontato, patriota e partigiana e paracadutista, è fondamentale, insomma è un esempio. Veramente vi invito a fare i selfie con lei, non con certi soggetti che io eviterei di nominare dai politici in poi, ma lei merita di essere così fotografata con voi. Lei non è politica e lo sappiamo e lo apprezziamo moltissimo. Paola se lo merita, vabbè, stiamo immaginando un bel compleanno, però faremo di tutto per celebrarlo al meglio. A parte tutto, poi ecco sulla destra, e ringrazio sempre la Polizia di Stato, le forze dell'ordine e in particolare l'AMPS, perché anche loro, i cappellini che avete sulla testa, sono una bellissima testimonianza. Un'altra cosa, poi lascio veramente perché la temperatura credo che stia incominciando a dare un po' di fastidio, però quello che abbiamo cercato di trasmettere anche ai vostri coetanei, ai vostri ragazzi più grandi, è il non essere indifferenti, e Giovanni Palatucci è stato un esempio in questo, perché sicuramente poteva, come si dice, girarsi dall'altra parte, far finta di niente, fare il burocrate, il funzionario di polizia, come purtroppo spesso e volentieri può accadere in tutte le amministrazioni, e lui si è impegnato sacrificandosi, aveva sicuramente una fede fortissima, quindi lo ha aiutato in questo, però ci ha creduto e ci ha creduto fino alla fine, fino all'estremo sacrificio. È un invito anche a noi, perché ovviamente anche noi tante volte potremmo girarci dall'altra parte, ma questo non ci spetta e non ci compete, perché poi al di là di tutto, quello che ci diciamo sempre, c'è un cuore che ci deve veramente guidare sempre, oltre che la mente, oltre che diciamo, il profitto personale o di individualismo del momento. Quindi ragazzi, avete una bella testimonianza da raccogliere, quindi Giovanni Palatucci, e la piantumazione è importante perché comunque ricorda e lo ricorderà perennemente un esempio, un martirio, quindi un momento di raccoglimento è sempre duro. Ragazzi, in bocca al lupo e ve lo meritate, se siete bravi. Grazie signor Prefetto. Prima di chiudere con una breve preghiera che è sempre utile per arricchire il nostro spirito, non possiamo, io lo dico anche con una punta di egoismo perché ogni volta che la sento mi arricchisco, non possiamo non sentire le parole della professoressa Del Din, e quindi no, non la prego di non alzarsi, invito invece i bambini a venire qua accanto a noi, così... No, facciamo al contrario, facciamo venire i bambini qua vicino a noi. Vuole venire qua? Va bene. Va bene. Eccoci. Io sono anche bisnonna, sapete? Quindi ecco. Allora, mi fa molto piacere venirvi qua. E mi fa piacere che voi abbiate partecipato a questo ricordo.